Buongiorno e buona domenica, benvenuti a Tapirulan. In apertura, per la serie I quartieri di Trento, andiamo a conoscere La Busa. Antico quartiere ricco di storia, che ha nel suo rapporto con il torrente Fersina la sua principale connotazione. La vecchia centrale elettrica, la prima a Trento, rimane testimonianza di questo stretto legame con il torrente. Il quartiere, posto sul limitare della città ottocentesca, è adornato da ville signorili che lo rendono ancora più pittoresco. Un luogo suggestivo e poco conosciuto, ma pieno di storie da raccontare. Benvenuti ad una nuova puntata dei Quartieri di Trento. Stiamo scendendo il belvedere di San Francesco e ci addentriamo in un piccolo scenario urbano che troppo spesso non viene considerato come dovrebbe, il quartiere La Busa. L'occhio non vede cose, ma figure di cose, che significano altre cose. E per una volta lasciate anche a noi scomodare Italo Calvino con questa bella frase che ci aiuta ad addentrarci in quello che tra poco vi racconteremo. E se è vero che sulle condizioni meteorologiche non ci possiamo contare, possiamo almeno contare sugli ospiti. Anche in questa puntata dei Quartieri di Trento incontriamo l'architetto Alessandro Franceschini. Noi ci troviamo alle propaggini del Calisio. Alessandro, da un punto di vista geografico, questo quartiere cosa ci racconta? Beh, La Busa è collocata in un punto geografico straordinario della Valle dell'Adige. Dobbiamo pensare che qui scendono appunto le propaggini meridionali del Monte del Calisio, che è, diciamo, l'ultimo lembo del gruppo del Lago Rai. Poi abbiamo le propaggini della Marzola che scendono e che quindi qui si incrociano. Questi due complessi montuosi danno origine alla grande forna in cui scorre il Fersina, che proprio qui sbuca e si avvicina verso, diciamo, la Valle dell'Adige. Ecco, qui iniziava il grande conoide di deiezione del fiume, del torrente Fersina, che storicamente componeva una serie di rigagnoli che poi davano poi origine alla Trentum Romana, la Tridentum Romana. E l'altra particolarità è proprio la presenza del Fersina che scorre su un sedime, diciamo, artificiale, no? E che apre poi verso sud a tutta la piana della Bolgara. Quindi un contesto, diciamo, dove montagna e pianura, dove acqua e roccia si incrociano per dar vita a uno spazio straordinario che conosciamo poco e che dovrebbe essere più valorizzato. Sono Maria Grazia Zorzi, presidente della circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara. La circoscrizione si estende lungo l'asse del Fersina sul lato destro e uno dei quartieri è proprio questo della Busa. La circoscrizione in generale ha come obiettivo quello di proprio creare un legame fra popolazione, territorio e amministrazione. Quindi gli obiettivi che noi ci poniamo sono quelli di far sentire la responsabilità per il proprio territorio, per i propri vicini di casa, per l'ambito sociale ai cittadini che abitano nei vari quartieri. La Busa è un quartiere storico in cui la popolazione non ha una grandissima mobilità, nel senso che voi vedete che le case sono delle case antiche e sono più o meno abitate da abitanti storici. È un quartiere all'interno della circoscrizione che non è molto conosciuto proprio perché è quasi ai margini della circoscrizione. Allora, uno degli obiettivi che si è posta l'amministrazione anche precedente alla mia consigliatura era quella di coinvolgere maggiormente sia i cittadini ma anche di portare il quartiere più visibile all'interno della città. Nonostante la giornata dal punto di vista delle condizioni meteorologiche non sia delle migliori, noi certamente cerchiamo di stare allegri. E quale occasione migliore di andare a incontrare una delle memorie storiche dei rioni e dei quartieri della città di Trento? Noi adesso siamo con il professor Renzo Francescotti, che sicuramente ci saprà raccontare cose interessantissime di questo antichissimo rione che è la Busa. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, siamo in un quartiere veramente tra i più piccoli
sconosciuti e antichi della città. È nato precisamente nel 1537, quando il principe vescovo Bernardo Clesio, il più importante, come sappiamo, della storia, ha fatto la deviazione della Roggia Grande, risolvendo un problema secolare che è quello delle alluvioni del Fersina, e allo stesso tempo creando questa fossa idrica che poi dava fossa idrica a tutta la città e innanzitutto naturalmente quartiere, e il quartiere è stato il primo quartiere artigianale e industriale della città. Che cosa vuol dire questo? Cos'è che veniva lavorato qua alle nostre spalle un tempo? Non solo alle nostre spalle, ma come ripeto, in tutta la città. I cosiddetti molini, che non erano solo i molini della farina, anzi, erano le falegnamerie, erano le fucine, erano le concerie, eccetera, eccetera. Che c'erano tutti forza da qua, da questa deviazione. La stradina che stiamo percorrendo in antichità era una delle porte d'ingresso alla città di Trento per chi proveniva dalla collina. Come potete vedere alla mia sinistra in alto, persino le cupole della Facoltà di Ingegneria di Mesiano nel tempo si sono integrate con quello che è il paesaggio, andando a creare uno skyline ormai noto ai cittadini. Non vi abbiamo però forse raccontato una possibile origine del nome di questo piccolo ma graziosissimo rione, la Busa. Alessandro, una possibile motivazione? Beh, il nome la Busa deriva probabilmente a questa curva repentina che il torrente Fersina compie in questa parte geografica del territorio e che lascia appunto un'area golenale, un'area di esondazione che consente appunto nei momenti di massima piena di non esondare, di non travalicare i confini. Qui siamo sul ponte Cornicchio, che è un ponte dal punto di vista paesaggistico molto interessante, un ponte che porta una firma. Carlo Caminada, un lapicida del Comasco, ha lasciato la sua firma sui bordi di questo ponte. Perché è particolare? Il primo è perché era appunto uno dei pochi accessi alla città di Trento da est. Ecco, l'altro punto era il ponte Alto, appunto, che invece collegava la parte diciamo nord della forra del Fersina. L'altra cosa interessante di questo punto è che il ponte, diciamo, ha due particolarità. La prima è che è un ponte inclinato. La seconda è che è un ponte in curva, infatti esistono alcuni elementi anche di pietra che consentivano ai carri di non urtare contro i parapetti della struttura. È un ponte, dicevo, in pietra, completamente costruito a secco, che rappresenta uno degli elementi, delle particolarità paesaggistiche di questa parte del territorio. Alle nostre spalle c'è un caseggiato che è veramente fondamentale per la vita urbana di un tempo. Sì, era conosciuto come il Casone, è l'unico edificio di quattro piani del rione, che altrimenti ha delle case popolari, tranne un solo caso, sembra fosse un convento una volta, ma se no ha delle case di due piani, massimo tre piani. E qua era una fabbrica della cosiddetta foglierola da cui dalle foglie del sommacco, che era una pianta selvatica, ricavavano un prodotto che serviva per conciare le pelli, le cosiddette garberie, va bene, per cui da cui il cognome Garbari, eccetera. Dopo la metà del 1800 trovarono il modo chimicamente di fabbricare questo sommacco, l'equivalente del sommacco, e quindi diventò la casa popolare. Ci abitavano, ho calcolato io, 18 famiglie, che vuol dire da 100 a 150 persone, gente anche con 5 figli, eccetera. Quindi la Busa era uno dei rioni a più alta concentrazione proletaria, possiamo dire, a città, e poi è diventato quartiere rosso e quindi antifascista. Ci sono stati anche due ragazzi ammassati subito nei primi anni dell'avvento del fascismo dai fascisti, dalle camicie nere, ammazzati di botte. E nessuno li ricordava, io sono riuscito a recuperare la loro storia
attraverso le testimonianze dei vecchi della Busa. Dal punto di vista socioculturale siamo in quei luoghi che noi urbanisti chiamiamo il limitare, il bordo, il confine, no? In cui la città scema nella periferia e in cui avvengono degli episodi straordinari. Teniamo conto che la città contemporanea offre, come dire, i suoi laboratori, i suoi luoghi di crescita, proprio ai bordi, proprio ai limiti. È lì che la città si costruisce, è lì che la società prende consapevolezza. E forse non è un caso che proprio la comunità della Busa abbia maturato un'identità molto forte, soprattutto in momenti storici come appunto l'inizio del Novecento, il ventennio fascista, in cui proprio l'identità della stessa città era messa in forte crisi. Ecco, qui si è formata, come ci hanno insegnato, una comunità di resistenti, una comunità di persone che aveva particolarmente a cuore alcuni valori e qui ha trovato uno spazio geografico ma anche sociale in cui esprimersi. Qua in cima ai Ragazzoli c'è l'incontro di 6 strade diverse e lì c'è il chiosco della Rosina, che siamo nel 33-34. Questo chiosco era uno store ante litteram perché vendevano di tutto ed era anche una specie di parlamento al femminile, perché tutte le donne del rione naturalmente passavano la mattina a comprare qualcosa e lì si scatenavano a parlare di politica, ma di politica a modo loro, insomma, cioè, facendo un po', diciamo così, il pelo e contropelo a tutta la gente del rione. La vita della Busa scorre tranquilla, tra il fersen e il tran tran quotidiano. Eppure rimane forte il desiderio di ricordare e di condividere pezzi di storia, come quella che lega il quartiere a Via delle Cave. Fin dal passato gli abitanti della Busa e gli abitanti delle Cave avevano un rapporto stretto, specialmente i ragazzi, perché si incontravano per giocare e perché il convento dei Francescani e l'oratorio era un punto di incontro per loro. In effetti, tuttora i vecchi abitanti della Busa, i Busaroi, i vecchi abitanti delle Cave, i Caveroi, volentieri partecipano alla manifestazione che viene fatta in questo luogo, perché si incontrano e si raccontano le loro vecchie storie di quando erano giovani e di come si divertivano con piccole cose. Giocavano ai giochi di una volta, al gioco della lippa, al gioco del calcio, esploravano, andavano sulle rampe che non erano costruite e quindi si trovavano lungo le rampe che dalla statale di Via Valsugana portavano giù in Via Grazioli, si facevano le capanne e i giochi, insomma, che ormai i bambini hanno perso, insomma, che comunque erano giochi di socialità importante. Il piccolo e riparato quartiere della Busa vuole crescere, diventare non solo attrattiva turistica e cittadina, ma anche, rinvigorendo i fasti del passato, tornare ad essere il centro di una nuova mobilità. Ecco, quello del collegamento fra la città, la Busa in questo caso, e quello che è la collina est di Trento è una tematica, tra l'altro, quanto mai attuale. Sì, è un tema di connessioni, no? Un tema di connessione perché in questo punto è evidente il passaggio dal fondovalle alla collina e il collegamento con la collina è un tema urbanistico di grande attualità, cioè come raggiungere, diciamo, la parte alta anche attraverso dei mezzi pubblici. Ecco, se fossimo qui 100 anni fa ci sarebbe la coda di persone, no? Che a piedi andava e tornava anche dal lavoro attraverso questo ponte. Oggi questo è più difficile da proporre perché sono cambiate le abitudini, però è importante immaginare, e l'amministrazione comunale lo sta facendo, anche degli strumenti diciamo meccanizzati, innovativi, che consentono di superare questo grande salto morfologico che collega di fatto il fondovalle alla pianora di Povo e di Mesiano. E come abbiamo appena ascoltato, il tema della mobilità meccanica permetterà in un futuro di avvicinare due lembi della città. Da una parte il quartiere La Busa, dall'altra la collina est dove si trova Mesiano. Sarà soprattutto un'occasione di rilancio di un'intera comunità e di riscoperta di un angolo nascosto nel tessuto urbano.
Chiudiamo questa puntata con le parole di un altro scrittore, Fabrizio Caramagna. Ci racconta che in una giornata di pioggia il lato divertente è dato dall'ombrello, perché ti permette di guardarti tutto attorno e di non tenere gli occhi incollati allo smartphone. Ed ora la danza, l'eterno risorgere del sole. Fascino, carisma, trasgressione. Isadora Duncan è l'immagine di un'innovazione artistica che ha influenzato generazioni di intellettuali e artisti. È a lei che si deve la nascita della danza moderna. Sue le coreografie che hanno ispirato anche i grandi interpreti della danza contemporanea. Fino al 1 marzo 2020 al MART di Rovereto, Danzare la rivoluzione, Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra 800 e avanguardia. Una mostra che esplora magnetismo e suggestione sulle avanguardie e sull'arte del secolo scorso attraverso le opere dei grandi maestri internazionali. La fortuna, anzi direi il piacere di assistere, di godere delle coreografie della danza contemporanea, e mi riferisco in particolar modo a Lucinda Childs, Pina Bausch e Caroline Carson, non può certo ignorare quello che ci regala il MART di Rovereto, il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, che dedica una mostra ad Isadora Duncan, che è stata l'ispiratrice di quello che appunto noi oggi chiamiamo danza contemporanea. Andiamo a vedere. L'idea di dedicare una mostra a Isadora Duncan ha una singolare continuità con la precedente mostra di Margherita Sarfatti. Rare e straordinarie donne che nel Novecento, prima la Duncan e poi la Sarfatti, hanno orientato il gusto. La Sarfatti ha determinato un'intera era, non necessariamente fascista, di pittura dopo le avanguardie. La Duncan ha determinato invece, prima è a cavallo dell'avanguardia, perché la sua presenza in Italia coincide con la vampata del futurismo e quindi con quello che anche qui è rappresentato da De Pero e dall'idea della danza e dal conflitto, peraltro non violento, fra l'idea della danza dei futuristi, che la guardano con attenzione e qualche critica, e l'idea della danza senza tempo, eterna, quindi legata ha una costante del corpo che si muove dalle core greche, quindi dal mondo attico e dal rapporto con la natura che viene da quella dimensione, fino al liberty, fino ai primi del Novecento. Esiste un percorso che si incarna in lei come corpo e determina l'influenza della pittura e della scultura dei grandi artisti prima dei futuristi. Quindi vediamo, si apre la mostra con Libero Andreotti, vediamo cose straordinarie di Amleto Cataldi, vediamo Minerbi, artisti anche non più particolarmente conosciuti, ma che hanno rappresentato un gusto che vede in lei un riferimento, come se dal suo corpo, come un motore mobile, derivasse poi la creatività artistica anche italiana, che ha il suo capolavoro nell'opera scelta come insegna della mostra, che è un dipinto di Nomellini, tra l'altro in un momento tragico per la vita della Duncan, erano appena morti due figli, in cui lei sta davanti al mare e un'onda la spinge e lei in qualche modo partecipa di quest'onda, quindi il mare, la natura e il suo corpo diventano una sola cosa. Una mostra formidabile da questo punto di vista e con artisti, alcuni anche sorprendenti appunto, e anche con il risarcimento, per esempio il dipinto di Nomellini, che appartiene a Silvio Berlusconi ed è una ragione di vanto per lui, è stato tagliato a metà dallo stesso artista perché dall'altra parte il mare era così vasto che diventa come un'opera astratta e quindi rimane il dipinto di cui parliamo con le onde e la figura di lei che si uniscono in un flutto, in un movimento che diventa energia della natura. In questo lei è natura. Natura e arte quindi convivono in questa straordinaria mostra.
Tra le caratteristiche del MART c'è quello di essere un grande museo che racconta l'arte, la grande arte del Novecento italiano in particolare, ma anche a livello internazionale. E rivolgersi alla capacità di pensare come il Novecento abbia intrecciato le arti, e questo lo si può vedere anche attraverso una mostra dedicata a un'innovatrice, a qualcuno che ha rivoluzionato la storia della danza, significa, attraverso, nel caso specifico di Isadora Duncan, osservare come l'idea di spazio, l'idea di ispirazione poetica, la gestualità abbia a che fare con le forme artistiche dei poeti, degli architetti, dei pittori, degli scultori. La rivoluzione del movimento del corpo significa anche cambiare i modelli, il modo di pensare, il rapporto tra l'essere e lo spazio. E Isadora Duncan ha provocato una suggestione enorme negli spiriti più avanzati della ricerca artistica del suo tempo. Una musa e al tempo stesso un artista, una performer diremmo oggi, che ha sconvolto lo sguardo, la relazione a un tempo che cambiava e cambia malgrado il fatto che l'ispirazione possa essere antica. Isadora Duncan è infatti una grande innovatrice della danza, ma lo fa recuperando le origini quasi misteriche di questo corpo performativo che, come nella danza dell'antica Grecia, si libera dei cliché, dei canoni che poi vengono acquisiti nella storia della danza, e non più le piroette, la scena, i costumi, ma il corpo libero, fluttuante, che ha davvero sconvolto gli intellettuali, gli artisti e un'epoca intera. Ci siamo nelle sale della mostra dedicata a Isadora Duncan qui al MART, siamo proprio all'inizio di questo bellissimo percorso espositivo voluto e curato da Maria Flora Giubilei e da Carlo Sisi, che ho avuto l'onore e la fortuna di poter interpretare negli spazi qui del MART. E la mostra racconta una storia sostanzialmente, la storia di Isadora Duncan, una danzatrice, ci teniamo a sottolineare danzatrice non ballerina, che da San Francisco si muove prima in Europa, a Londra, in Germania, in Francia, in Russia, e poi approda in Italia. Approda in Italia, e la storia che raccontiamo qui è proprio questa storia, la storia di Isadora Duncan e il rapporto con gli artisti italiani. Lei è stata musa ispiratrice di moltissimi artisti a livello internazionale. Siamo proprio nella sala dove abbiamo esposto una scultura di Rodin, è una scultura di von Stuck, abbiamo esposto dei magnifici bronzi di Bourdelle, abbiamo delle opere degli maggiori artisti che si muovevano sulla scena dell'arte internazionale di inizio secolo, che Isadora Duncan in qualche modo ispirò. E perché lo ispirò? Perché Isadora Duncan fu una rivoluzionaria, e la mostra si intitola appunto Danzare la rivoluzione, Isadora Duncan e le arti figurative tra 800 e 900, proprio perché fu una rivoluzionaria non soltanto nel campo dell'arte ma anche nel campo della vita. Ebbe una vita molto, molto intensa, donò molto amore e soffrì moltissimo. E ebbe una vita tragica, tragica come tragica era l'esperienza a cui si rifaceva per rivoluzionare appunto la danza. È una donna che si muove senza corpetti, senza tutù, è una donna che si muove libera sulle spiagge di Venezia, del Lido. Abbiamo delle fotografie meravigliose che la ritraggono appunto mentre danza sulle spiagge del Tirreno. E uno dei quadri simbolo della mostra è proprio lei, che avvolta da una fantastica sciarpa rossa si muove sui lidi di Viareggio. Nella parabola di questa donna meravigliosa che ha rivoluzionato appunto la danza, l'arte, che ha avuto contatti con Gordon Craig, con Romanelli, con Nomellini, con moltissimi artisti italiani che si muovevano sia sulla scena, diciamo, sulle scene del teatro che sulla scena dell'arte figurativa, ecco, si dipanano le 9 sale dedicate a questa grande danzatrice, a questa grande rivoluzionaria. Considerata la fondatrice della danza moderna, visse sempre in anticipo sui tempi e al di fuori degli schemi correnti.
La danza era la sua religione, non il balletto classico, di cui aborriva le convenzioni e le posizioni artificiali, ma una danza che fluisse liberamente e da un movimento spontaneo, basato sul ritmo della natura, così come lo intendevano gli antichi greci. L'immagine emblematica di questo movimento che Isadora cercava di riprodurre nelle sue danze era l'onda, l'andamento su cui si muovono il suono e la luce, una linea ininterrotta che simboleggia la ciclicità e l'energia della natura che continuamente si rigenera. Le sue idee, fortemente influenzate da una rielaborazione molto personale dei classici e delle opere di Nietzsche, e i suoi spettacoli ispirati all'antichità e al Rinascimento, in cui si esibiva scalza, con i capelli sciolti e avvolta in veli fluttuanti, ebbero ben presto grande successo in tutta Europa. A Berlino, nel 1903, tenne una famosa conferenza sulla danza del futuro, ritenuta una sorta di manifesto della danza moderna. Nel 1904, dopo aver riempito i più importanti teatri di tutte le capitali d'Europa, partì per una tournée a San Pietroburgo che ebbe grandi ripercussioni nel mondo del balletto russo. E infatti lo stesso Diaghilev, il mitico fondatore dei balletti russi, futuro committente di Stravinsky e di Picasso, dichiarò che era stata Isadora a indicargli la via da intraprendere. Aveva una spiccata vocazione pedagogica Isadora, convinta com'era che l'artificiosità del balletto classico fosse contraria allo sviluppo armonico delle fanciulle. Sentiva l'insegnamento come una missione. Fondò varie scuole, due in Germania, una a Parigi, che fu costretta a chiudere quasi subito per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e un'altra a Mosca, dove fu chiamata dal commissario del popolo per l'istruzione. Proseguirono l'opera di diffusione delle sue teorie e le sue prime allieve che Isadora aveva adottato ufficialmente: Anna, Teresa, Irma, Lisa, Gretel ed Erika, le cosiddette Isadorable. Isadora Duncan, l'artefice della danza moderna a cui sicuramente i coreografi contemporanei si sono ispirati e che alla fine dell'Ottocento stupiva le platee e non solo, prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Fu artefice di una radicale rottura nei confronti della danza accademica. Abolì nei propri spettacoli le scarpette da punta, che considerava innaturali, e gli artificiosi costumi indossati dalle ballerine del XIX secolo, preferendo indossare abiti semplici e leggeri che ricordavano appunto il peplo dell'antica Grecia, e danzando a piedi nudi. Scelte che si coniugavano con l'esigenza di favorire la libertà e l'espressività dei movimenti, e le sue danze libere furono interpretazioni emotive, impressionistiche, di composizioni di celebri musicisti come Friedrich Chopin, Ludwig van Beethoven, Christoph Willibald Gluck, nelle quali il suo corpo dolce ed espressivo suppliva la povertà dei mezzi tecnici. La Duncan desiderava fortemente creare la danza del futuro, ispirandosi alla plasticità dell'arte greca, basandosi sul sentimento e sulla passione dettati dalla natura e dalla forza della musica. La sera del 14 settembre 1927 un amico venne a prenderla al ristorante sulla Promenade des Anglais a Nizza, nella sua auto sportiva scoperta. Le lunghe frange della sciarpa che portava al collo si impigliarono nei raggi di una ruota e non appena l'auto partì, la strangolarono in una stretta mortale, spezzandole l'osso del collo. La morte fu istantanea. La fine di Isadora, tragica e spettacolare come era stata la sua vita, suscitò grandissima impressione in tutto il mondo. La vita le aveva servito, insieme alle perle, le sue carte più tragiche e grottesche, il che non impedì alla grazia e alla forza del suo lavoro di fare ancora molta, molta strada. E poco prima di salire in macchina, aveva salutato i suoi amici con una frase diventata famosa: Adieu, mes amis. Je vais à la gloire. Addio, amici. Io vado verso la gloria. Bianco e nero.
Nero, rotocalco dedicato alla divulgazione di tematiche relative agli sport invernali nella provincia di Trento, approda in occasione della prima puntata a Pampeago, in Val di Fiemme, per seguire la presentazione ufficiale del calendario agonistico e dell'agenda FISI 2020. Diamo quindi la linea ad Alice e Rachele Arlang. Ciao Eleonora! Bianco e Nero parte oggi con la prima puntata e noi siamo sulle piste dello Ski Center Latemar versante Pampeago, uno dei primi comprensori con i suoi 49 km di piste innevate tra Trentino e Alto Adige ad aver inaugurato la stagione sciistica. Oggi innanzitutto vi illustreremo i contenuti della nuova stagione di FISI del Trentino presentando l'Agenda 2020. Incontreremo l'ex azzurro Mirko De Florian e presenteremo le gare di Coppa Europa di sci alpino in programma in Trentino. Particolarmente interessante poi il servizio sulla sicurezza e sulle regole di buona condotta in pista, seguito dalle previsioni sull'inverno sportivo da parte dell'allenatore e responsabile del settore sci alpino Enrico Vicenzi. In chiusura andremo alla scoperta di cosa propone lo Ski Center Latemar per divertirsi sulla neve. Io sono pronta per partire. Ma prima, sigla! È arrivato il momento di indossare il pettorale per la Federazione Italiana Sport Invernali, per i suoi 104 sci club affiliati e per gli oltre 9.000 tesserati, in vista della nuova stagione sportiva e organizzativa che ha fatto il suo esordio con l'evento FISI Start. Ben 323 gli eventi per un totale di 1.292 gare di categoria. Andiamo a scoprire i dettagli. È sempre una grande festa all'inizio della stagione invernale della FISI Trentino. 86 anni di storia, 9.000 tesserati, 104 sci club affiliati. Per l'inverno 2019-2020 la grande famiglia degli sport invernali guidata da Tiziano Mellarini ha in calendario 323 manifestazioni, la metà di sci alpino, l'altro 50% distribuito su altre 10 discipline. Un numero straordinario anche di manifestazioni rispetto all'annata precedente, sono ben 323 per circa 1.292 gare. Tra gli eventi di punta dell'inverno trentino, le 15 prove di Coppa del Mondo, le 9 competizioni di Coppa Europa, le 78 gare internazionali e i 22 campionati italiani, oltre alle innumerevoli prove giovanili. Gennaio è il mese più intenso, con Tour de Ski, Coppa del Mondo di salto e combinata, marcia lunga e la 3-3. Mese di gennaio che mi vede impegnato a tempo pieno. E dietro l'angolo per la FISI c'è la grande occasione dei Giochi Olimpici 2026 che coinvolgeranno il Trentino in virtù delle grandi capacità organizzative. Presenti a FISI Start anche Alice e Rachele Arlang, Miss Italia 2017, che quest'anno conduce la trasmissione bianco e nero su Rai 3 Trentino. Al suo fianco il direttore Sergio Pezzò. Un programma di gare decisamente intenso, ma quali sono le aspettative per i giovani talenti del futuro, quelli che sognano di essere al via delle Olimpiadi 2026? Lo chiediamo ad Enrico Vicenzi, responsabile tecnico dello Ski Team Trentino, la squadra agonistica della FISI. Buongiorno Enrico, partiamo subito con delle belle notizie. Si sono disputate le prime gare e sono arrivati i primi risultati per i ragazzi che alleni. Raccontaci un po'. Finalmente abbiamo cominciato la stagione agonistica, dopo 6 mesi di preparazione. Devo dire che siamo molto soddisfatti per i primi risultati, sia dalla Val Gardena, dove ci siamo divisi per le discipline veloci, sia da Madonna di Campiglio, dove abbiamo disputato uno slalom gigante National Junior. Val Gardena, ottime notizie da Ginevra Berta, Amelia Rigatti ed Amico. Ginevra Berta ha fatto un terzo e un quinto posto nelle gare FIS, perciò conferma di essere pronta per il passaggio alle gare nazionali. Abbiamo tutto il circuito da fare, però abbiamo dei cavalli di razza. Mentre per quanto riguarda il slalom gigante a Modo di Campiglio, abbiamo degli ottimi risultati da parte di, o delle conferme da parte dei nostri gigantisti, Isabella, Seppi, ottimi segnali anche dai giovani, Zanella, e D'Amico. E le notizie più buone arrivano dai giovani, in questo caso, dai 2003, sia nella parte maschile che nella parte femminile. Beatrice Sola ha vinto entrambe le gare. Un movimento che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.
grazie anche al progetto Trentino Azzurro, che ha permesso di potenziare i quadri tecnici. Come siete strutturati? Innanzitutto il ringraziamento va al nostro presidente Tiziano Mellarini, che ha creduto fortemente nel nostro progetto. E siamo strutturati in questo modo. Ci sono io, che sono il direttore tecnico, e poi abbiamo dei responsabili, uno maschile e uno femminile, Andrea Sonda e Mattia Facchinelli, un responsabile children, Michele Bertoldi, e da quest'anno abbiamo anche un aiuto allenatore di grande esperienza, Loris Donei, che andrà a coprire un po' i buchi, le mancanze nello staff, nelle varie squadre. Lo staff è stato ampliato anche sulla preparazione atletica, avevamo delle esigenze di coordinare la preparazione atletica, che per me è molto importante. Abbiamo preso anche in questo caso una persona di assoluto valore e conoscenza, Sepp Chenetti, l'abbiamo importato dal fondo, è stata una mossa vincente, e magari non tutti ci credevano, però secondo me è il valore aggiunto alla nostra squadra. Grazie Enrico e in bocca al lupo per questa stagione. Grazie, ciao Alice. Ciao. Ed eccoci ora a Mirko De Florian. Atleta di Coppa del Mondo, ha sfiorato il podio in più di un'occasione. È diventato poi allenatore del Comitato Trentino Fisi ed ora è direttore tecnico dello Ski Center Latemar. Lo ha intervistato per noi Gianfranco Benincasa. Ski Center Latemar Pampeago, piste tutte aperte, piste tutte percorribili e sciabili. Assolutamente sì, siamo pronti per una stagione fantastica. Tu sei un ex azzurro di sci, che cosa deve avere una pista per essere perfetta, visto che ora ti occupi di piste? Deve avere un manto nevoso adeguato, bella larga, protetta, e chiaramente poi lo sciatore deve fare del suo, cioè deve andare con una velocità adeguata e stare attento a chi ci sta intorno. Ecco, lo sciatore deve fare il suo, non sempre lo fa però. Sì, esattamente, però bisognerebbe cominciare a avere una cultura di rispettare cartelli, segnalettiche, tabelle, ci proviamo insomma. In che cosa consiste il tuo lavoro oggi? Ce lo puoi spiegare un po'? Ma il mio lavoro è quello di mettere una pista in sicurezza, che sia a posto, come a livello di neve, come a livello di protezioni e tutto il resto. Chiaramente non lo faccio da solo, ma con il team di gattisti, il team dell'innevamento programmato, che sono dei professionisti assoluti. Poi dovete preparare anche le piste per le gare, ci sono per esempio l'11 e il 12 di dicembre già le gare FIS. Esatto, abbiamo due gare FIS internazionali, sia maschili che femminili, e lì chiaramente prepariamo, cerchiamo di far sì che il manto sia il più duro possibile per una prestazione al top, e i giorni prima prepariamo tutto quello che ci sta attorno, cavi, non cavi, partenze, pali che siano a posto e così. C'è anche la Coppa Europa il 18 a Oberhausen. Esatto, qui vicino dall'altra parte della valle. Ti viene un po' di invidia quando vedi gli sciatori schizzare fuori dal cancelletto di partenza? Un pochino, adesso mi è passata un po', perché ormai è passato il momento e quindi... Sono stati anni belli però. Stupendi, stupendi, che rifarei assolutamente, però adesso sono diventato un pochino più grande. Dicembre in Trentino Alto Adige è da sempre periodo di eventi di Coppa Europa. Andiamo a scoprire che cosa propone il calendario tra Andalo, Val di Fassa, Oberhausen e Plan de Corones. Trentino Alto Adige a dicembre da anni è casa della Coppa Europa di sci alpino. Dal 14 al 21 dicembre alcuni fra i più forti sciatori del mondo si sfidano sulle piste di casa nostra in cerca di un biglietto da visita per il massimo circuito, approfittando della qualità dei tracciati di gare e delle piste sempre in perfette condizioni. Si inizia come sempre da Andalo, dove la Coppa Europa femminile ha preso fisso a dimora sulle nevi della schiarea Dolomiti Paganella. Per la settima volta dal 2012 ad oggi il circuito continentale in rosa farà tappa in Trentino, proponendo due gare di slalom gigante nel weekend di sabato 14 e domenica 15 dicembre. Teatro di gara sarà come sempre collaudato e tecnico pendio della pista olimpionica 2, la più impegnativa dell'intero circuito per le prove femminili, con un dislivello che sfiora i 400 metri, il massimo consentito. Il tracciato non a caso ospita ormai da anni gli allenamenti del Norway Ski Team, la nazionale norvegese di sci alpino di Christoffersen e compagni, che anche nella stagione 2019-2020
2020 prepareranno in paganella i grandi appuntamenti europei di Coppa del Mondo, in programma due slalom gigante, come ci illustra Ruggero Ghezzi. Abbiamo dicembre, apriamo bene con il 14-15 appunto la Coppa Europa femminile, appuntamento importantissimo per quanto riguarda la paganella, è una grande vetrina. La pista nera olimpionica 2 sarà il terreno di gara, sono due giorni, lo staff sta già lavorando sulla pista e tutta la preparazione sarà ad hoc appunto per questo grande appuntamento. Torniamo un po' a ritroso nella storia, quando ospitavamo la nazionale americana di sci alpino, oggi la nazionale norvegese, quindi abbiamo questi grandi atleti nel femminile che percorreranno questa pista interessantissima, una delle più tecniche dell'arco alpino in Coppa Europa, la pista nera per l'appunto l'olimpionica 2. E speriamo anche nelle nostre italiane che facciano un bel risultato come è già stato l'anno scorso. Paganella, sede ufficiale della Nazionale Norvegese di sci alpino, saranno qui dal 15 al 22 dicembre a allenarsi e in questa occasione attorno al 20 di dicembre apriremo anche la nuova pista, il nuovo impianto Dosson Selletta e Selletta Dosson, è una pista di 2 chilometri molto tecnica, una pista rossa comunque adatta per tutti e speriamo che ci sia anche l'atleta importante nazionale norvegese che inaugurerà questo tracciato. Dalla Paganella alla Val di Fassa con 2 tappe in calendario. Lunedì 16 dicembre gli uomini saranno impegnati allo Ski Stadium Alloc. Giovedì 19 e venerdì 20 sarà invece la volta delle discesiste sulla pista La Volata al Passo San Pellegrino Col Margherita. L'organizzazione sarà curata dal collaudato Ski Team Fassa. I più forti slalomisti del circuito maschile saranno impegnati in 2 spettacolari manche. La prima con inizio alle 14.30, la seconda alle 18.15, quando si gareggerà in modalità notturna. Quindi con l'illuminazione artificiale a rendere ancora più spettacolari le discese degli atleti impegnati lungo il tracciato. Dal Trentino all'Alto Adige, mercoledì 18 dicembre si disputerà uno slalom maschile sulla pista Oberholz di Oberegen, quindi sabato 21 dicembre lo spettacolare slalom parallelo in notturna sulle piste di Kronplatz. Cime dolomitiche innevate come non si vedeva da tempo e gatti delle neve in azione per preparare le piste. La stagione invernale turistica è dunque partita al meglio per la gioia degli sciatori. Divertirsi è importante, ma lo è anche rispettare sempre le regole base di buona condotta e buon senso. Neve. Tanta neve quest'anno sulle piste con la stagione invernale che è partita già a metà novembre. Un vero e proprio record, o se preferite, come ai bei vecchi tempi. Vette e boschi imbiancati ovunque, cannoni a riposo, come a Pampeago, in cima alla Valle di Fiemme, a cavallo fra Trentino e Alto Adige. Il nostro consorzio ha quasi 50 impianti, 48 impianti di salita e 120 km di piste, tutte quante servite da moderni sistemi di innevamento programmato e naturalmente lavorate con questi mezzi che vedete alle mie spalle. Tanta bellezza, non si vedeva da tempo e fa piacere anche agli atleti del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che in vista delle prime gare hanno subito cominciato gli allenamenti. Tanta neve sulle piste quest'anno, ma i tracciati affrontati dagli sciatori vanno preparati al meglio. Allora per questo ci sono i gatti delle nevi. Noi siamo in uno di questi mezzi ormai super tecnologici, un mezzo da 540 cavalli del prezzo di 350.000 euro. Siamo con Ivan Gattista da 20 anni. Che tipo di lavoro è questo? È un lavoro appassionante. Farlo di sera è un po' duro qualche volta, ma basta avere la passione e la fatica non si sente più. Voi uscite alle 5 quando gli sciatori sono a rilassarsi e lavorate anche fino a 1 di notte? Sì, sì, dipende da quanto rovinano gli sciatori e dobbiamo ripristinare la pista, prima la scingoliamo, la tiriamo dritta e poi la fresiamo bene. È una vera e propria arte quella di questi piloti di mezzi tecnologicamente molto avanzati che passano la notte su e giù per le piste per regalare emozioni a chi il giorno dopo mette gli scarponi ai piedi.
chi fa la prima pista se la gode sempre, e anche le foto la mattina, si fanno sempre le foto delle righine che facciamo noi la sera. Mezzi tecnologici, dicevamo, qui abbiamo anche questi schermi, per esempio qui abbiamo il satellitare che ci fa vedere dove ci muoviamo e come ci muoviamo, e ci fa capire anche qual è il manto della neve. Lo mappano col drone in estate e poi adesso abbiamo profondità della neve, dove ci troviamo, e come un satellitare, comodissimo adesso. Questo invece è il profilo del nostro gatto della neve. Qua il profilo del gatto della neve, abbiamo il contagiri come in tutte le macchine, poi più c'è la fresa, l'ama e tutte quelle cose là. La fresa che serve proprio per preparare la... Esatto, esatto. Quello che è sicuro è che gli sciatori troveranno piste perfette sulle quali divertirsi, ma attenzione, è sempre necessario osservare regole e normative, applicando anche il buon senso per evitare incidenti. Fondamentalmente la regola principale è quella innanzitutto di adattare la velocità della propria sciata alle proprie capacità tecniche. Sciare fuori controllo è una delle cose più pericolose, che crea in assoluto più incidenti durante l'inverno. Oltre alle norme di buon senso che citavamo prima, banalmente anche quella di rispettare i segnali delle piste, ci sono tutte le attrezzature di sicurezza passivi, in primo il casco, gli occhiali, i guanti, l'attrezzatura idonea, e non mettiamo in secondo piano anche le altre attrezzature di protezione come i paraschiena, che soprattutto per i bambini più piccoli sono molto utili. Partenza entusiasmante con la squadra azzurra di Coppa del Mondo in Nord America, con la doppietta di Marta Bassino e Federica Brignone in slalom gigante e i due secondi posti di Dominic Paris in discesa libera e Super G. Ma vediamo com'è andata. Sorride lo sci italiano in questi primi appuntamenti di Coppa del Mondo e Coppa Europa, sia per i risultati assoluti sia per i giovani trentini che cercano una ribalta internazionale. Partendo da Solden nel tradizionale prologo di slalom gigante sul ghiacciaio del Rettenbach, dove Federica Brignone ha centrato un ben augurante quinto posto, ma pure con Luca Dalliprandini che grazie a un'esplosiva seconda manche è risalito fino all'ottavo posto. Nello slalom di Coppa del Mondo di Levier sorridere invece la roveretana Martina Peterlini, per la prima volta a punti nel massimo circuito. A fine gara 26esima, dopo che a metà gara era addirittura 21esima. Al maschile invece Manfred Mölg conclude decimo, il talento Alex Winatzer 12esimo, suo miglior risultato in Coppa del Mondo. Out invece Stefano Gross e Federico Liberatore. Circo bianco che si è poi trasferito in Nord America, regalando emozioni e risultati entusiasmanti per i nostri colori, a partire dalla straordinaria doppietta in gigante firmata da Marta Bassino e Federica Brignone sul tracciato di Killington. Che dire poi di Dominic Paris, ha dimostrato di essere al vertice anche in questo inizio stagione sulla pista di Lake Louise. È mancata solo la vittoria con due secondi posti in discesa libera in Super G, ma è solo una questione di tempo. E in Coppa Europa arrivano gli squilli di Marta Rossetti, addirittura due volte settima negli slalom di Funäsdalen in Svezia. Meglio di così era davvero difficile partire. Beh, prima di tutto sono felice per me, perché comunque sono riuscita a tirar fuori una manche spinta da in cima in fondo che non avevo più fatto. E beh, essere sul podio con Marta non è la prima volta, è sempre una gioia poter condividere un bel risultato di squadra. Essere sul podio insieme è ancora più felice, cioè è molto meglio essere noi due che essere dietro qualcun altro. E poi insomma significa che il lavoro fatto è un bel lavoro, che siamo in forma, che stiamo lavorando bene e che la stagione è lunga e che possiamo fare grandi cose. Un po' come era stato il mio primo podio a Solden, mi sembra un po' di rivivere quelle emozioni là della prima volta, che sei così immerso nelle emozioni, sei trascinato di qua e di là e fai fatica a realizzarlo subito. Adesso pian pianino sto realizzando, cioè quando ho tagliato il traguardo ho visto la linea verde e che ero prima, ho detto sì, dicevo sì, no, poi ho visto Fede, poi non ho capito che era seconda, poi ho capito che era seconda, che eravamo io e lei insieme di no. È stato bellissimo. Lo Ski Center Latemar è un comprensorio unico per un mix di cultura trentina e altoatesina e per un inverno sempre ricco di appuntamenti. Gianfranco Benincasa si è fatto raccontare tutte le novità della nuova stagione. Neve naturale, nuova
seggiovia, ma anche tante novità. Siete partiti intanto con la possibilità per tutti coloro che sono venuti qui a sciare di provare le nuove tecnologie per l'inverno 2019-2020. Sì, nel fine settimana abbiamo avuto a Pampeago il Pool Sci Italia con prove libere tour, che sono degli ski test gratuiti dei migliori marchi della nazionale italiana di sci. Tanto sport anche ovviamente qui con le gare, si comincia con quelle FIS, c'è anche la Coppa Europa collegata ovviamente a quello che è il circuito a Pampeago e Oberhagen. Sì, l'11 e 12 di dicembre abbiamo appunto le prime gare FIS qui a Pampeago, le prime di una lunga serie perché poi nel corso della stagione ce ne saranno tante altre, e il 18 di dicembre appunto Coppa Europa a Oberhagen, ci saranno i migliori interpreti dello slalom speciale come da tradizione. La stagione vera e propria poi si apre nella seconda metà di dicembre, quando arriveranno i turisti in vista delle festività natalizie. Sì, il sentore è buono, le prospettive sono ottime, questa neve naturale veramente ha smosso molto il mercato, quindi speriamo che il meteo continui ad aiutarci e che venga a trovarci tanta gente. In questo contesto, con questo splendido panorama, chiudiamo la prima puntata di Bianco e Nero. Il programma RAI che può contare sulla preziosa collaborazione di Fisi del Trentino e che ci permette di andare alla scoperta del mondo agonistico e di tutto ciò che ruota attorno all'universo della neve. Io vi saluto e vi aspetto tra due settimane sempre su RAI Trentino. Diari della Piazza è dedicato oggi a Monica Cappelletti. Giovane promessa del tennis trentino, partecipa intensamente ai tornei dell'International Tennis Federation. Dalla sua Caldonazzo insegue con duro impegno il sogno di prestigiose vittorie su tutti i campi. Sono originaria di Caldonazzo, ho passato lì la mia infanzia, ho intrapreso la mia carriera tennistica a Caldonazzo e poi successivamente a Levico. A Caldonazzo c'è un bellissimo parco dove all'interno ci sono due campi da tennis e ovviamente passando le mie giornate a giocare con i miei amichetti al parco, un giorno mio papà mi ha chiesto se volessi provare a giocare a tennis, visto che c'erano degli altri bimbi che stavano giocando in quel momento. E in quel momento mi sono avvicinata a questo sport. E a 8 anni invece ho iniziato a competere. E ho giocato 2 tornei under 8, vincendoli entrambi mi sono fatta notare dai responsabili del settore giovanile della regione. Cominciavano a chiamarmi per dei raduni il weekend tra i migliori della regione, poi comunque continuare a rappresentare la regione mi ha fatto notare a livello federale e nazionale, e i miei genitori mi hanno sempre appoggiato e in realtà la scintilla dentro di me era già nata da un sacco di tempo. Quando ho iniziato a giocare a tennis l'ho capito subito in realtà, e quando mio papà per la prima volta me l'ha chiesto seriamente gli ho detto io voglio fare la tennista professionista, e lui teneramente mi ha detto io ribalterò il mondo perché tu possa farlo, e in realtà l'ha fatto. Devo sicuramente essere molto riconoscente verso il mio allenatore, la sua famiglia, che è Nicola Bruno e Maria Carmen Gallo Torreyas, perché mi hanno aiutato e supportato e alimentato la mia voglia di giocare, di vincere, di competere in questo sport che è molto
difficile e ti mette alla dura prova, perché comunque sei solo te in campo. Però sapere che ci sono degli appoggi così forti fuori dal campo è un aiuto inestimabile. Mi alleno 6 giorni alla settimana, mattina e pomeriggio, quindi doppia seduta sia di tennis che di preparazione atletica. Complessivamente in giornata gioco dalle 6 alle 7 ore, cioè sia tennis che atletica, e con una grande attenzione sulla prevenzione degli infortuni. Se tutto va bene, sono 2 settimane di stop in tutto l'anno, quindi capite bene che sia molto logorante e è sicuramente importante una attenzione al proprio fisico. Mi appoggio al gruppo sportivo Argentari per i miei allenamenti perché è un circolo tennis serio che ti sprona verso il tuo obiettivo. Hanno creato un bellissimo ambiente soprattutto per i bimbi che li cercano di far appassionare a questo sport e sicuramente aiutano noi giovani verso questo cammino. Hanno creato dal niente questa squadra, questa Serie B che stiamo giocando. Siamo tutte giovanissime e della regione, quindi devo dire un grande merito e contenta di far parte di questo progetto. Il mio gioco è caratterizzato dal mio dritto, il colpo che mi appassiona di più. Mi piace fare delle giocate servizio dritto in cui comincio a comandare con questi 2 colpi. Il punto in cui devo migliorare sicuramente è il rovescio, però nel corso degli anni ci ho lavorato tanto, ma non è il centro del mio gioco. Ho 20 anni e questo comporta che ho molto margine di miglioramento e mi auguro di sapere sfruttare questo tempo al meglio. Recentemente ho avuto dei bei risultati in doppio, mi sono appena laureata vice campionessa italiana con Anna Floris, che è l'attuale campionessa italiana in singolo. La differenza tra singolo e doppio è che avendo una compagna ti toglie un po' di pressione, emotivamente sei un po' più leggero, mentre magari nel singolo tutto dipende un po' più da te. Però è questa la cosa che mi appassiona di più e infatti intraprenderò più la carriera del singolarista che di doppista. La mia vittoria più bella ad oggi è stata quando ho giocato un grado 2 in Polonia e ho vinto sia in singolo che in doppio, e appunto questa vittoria sia in singolo che in doppio mi ha dato la possibilità di giocare le qualificazioni agli US Open del 2017, ma la vittoria più bella è stata qualificarmi agli US Open 2017 perché è il torneo. L'anno scorso ho avuto la fortuna di essere stata premiata Ambassador Trentino Donna 2018 perché ho portato il marchio Trentino in giro per il mondo e sono molto orgogliosa. Sono molto legata al mio territorio. Dopo i numerosi viaggi durante l'anno, tornare a casa è sempre un'emozione particolarmente piacevole. Ti senti protetto tra le montagne. Quando torno a casa ritrovo sempre un po' la serenità, l'equilibrio che un po' tutti hanno bisogno di ritrovare, anche se diciamo che noi tennisti siamo un po' scaramantici, un po' folli, ci aggrappiamo a piccole cose mentre giochiamo, dei rituali come
Classicamente tutti si chiedono perché Nadal continui a toccarsi o Sharapova continui a fare i colpi a vuoto prima di ogni punto. Diciamo che ognuno ha il proprio rituale per ritrovarsi e io nella partita per esempio palleggio molto la palla prima di servire, però sicuramente anche tornare a casa, rifare le stesse abitudini di quando si è piccoli, uscire nello stesso posto, farsi una bella camminata, aiuta a resettare, a tornare alla normalità. A breve andrò a giocare dei tornei ITF in Egitto o in Turchia o in Tunisia. E come obiettivo principale c'è quello di entrare nel miglior tempo possibile nelle prime posizioni mondiali. Vorrei continuare a migliorarmi giorno per giorno perché è l'unico modo per arrivare in questo obiettivo e continuare a divertirmi e rimanere appassionata a questo sport come lo sono dal primo giorno che ho iniziato a giocare. Nel salutarvi vediamo cosa ci proporrà domenica prossima Passepartout, rubrica regionale realizzata dalla struttura programmi di Bolzano. Buona giornata! Domenica prossima alle 9.45 torna Passepartout, il rotocalco della sede RAI di Bolzano. In questo numero una nuova puntata di Master Up, il viaggio alla scoperta dei progetti innovativi del nostro territorio, condotto da Luca Barbieri, dove giovani imprenditori sottopongono i loro progetti al giudizio del professor Christian Lechner. A seguire la terapia del movimento col Dragon Boat, uno sport di grande efficacia per il recupero psicofisico delle donne operate di tumore al seno. La serata di Rai Alto Adige prosegue alle 22.30 sul canale 103 del digitale terrestre e ci porta negli Stati Uniti, dove si disputa la più faticosa gara ciclistica su lunga distanza del mondo, in cui si è messo alla prova il brissinese Martin Bergmeister. 5.000 km in 12 giorni attraverso 5 stati, tra il deserto e le montagne, per 50.000 metri di dislivello.